Un'operazione imponente scattata intorno alle 2 di notte che vede al centro la famiglia mafiosa di Calatafimi nel Trapanese, il suo leader Nicolò Pidone, appunto ritenuto non solo l'uomo che curava gli affari della cosca ma anche colui che faceva da garante nelle controversie tra i diversi mandamenti. Tra gli indagati c'è anche un appartenente alla polizia penitenziaria accusato di rivelazione di segreti d'ufficio. Ma vediamo tutti i dettagli di questa operazione nel servizio. In questa stanza di una masseria a Calatafimi, nel Trapanese, Nicolò Pidone, ritenuto a capo della locale famiglia mafiosa, dava ordini su politica, affari, su come risolvere i dissidi interni alla cosca. Ora, di fronte agli agenti che lo hanno arrestato, lui è rimasto in silenzio. I suoi uomini però si vantavano di aver portato voti al sindaco Antonino Accardo, eletto nel 2019. Bastavano 50 euro per una preferenza. Tra le fila di Pidone c'erano personaggi come Stefano Leo per l'accusa vicino al defunto boss Vito Gondola, l'uomo dei pizzini diretti al super latitante Matteo Messina Denaro, ma anche imprenditori insospettabili come Salvatore Barone, finito in manette, ex presidente dell'azienda trapanese dei trasporti e presidente di questa cantina sociale con la quale avrebbe agevolato gli interessi di Cosa Nostra assumendo parenti dei boss, anticipando somme di denaro in deroga al regolamento statutario. In alcuni casi abbiamo registrato anche delle anticipazioni di credito in deroga a quelle che sono le norme statutarie a favore di soggetti e appartenenti alla compagine mafiosa. Più di 100 uomini della Polizia di Stato impegnati nel blitz scattato nella notte, 13 le persone fermate dalle squadre mobili di Trapani e Palermo con il servizio centrale operativo, in tutto 20 gli indagati. Tra loro il primo cittadino di Calatafimi, secondo l'accusa Accardo si sarebbe rivolto a Pidone anche per recuperare somme di denaro. Decine le perquisizioni nelle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, documentati intimidazioni contro un imprenditore che aveva avuto il coraggio di denunciare incendi e furti.